a partire. Come? Sì, è già insensato. Bene. Allora, Paolo, possiamo cominciare? Sì. Allora, cominciamo. Le 9 in punto, un minuto. Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda. Gancio a martedì scorso, uno dei tre punti critici per le democrazie, diceva il professor Magatti, è la chiusura, punto critico. Come Chiesa, per le Caritas che abbiamo, per i centri di ascolto che abbiamo, per gli oratori e i doposcuola che abbiamo, tutte fonti di integrazione, non ci riconosciamo in questa chiusura data dalle crisi, dalla crisi delle democrazie. Però sempre abbiamo bisogno di recuperare delle ragioni di apertura e di accoglienza. Sempre abbiamo bisogno di ragioni. Ecco, chiediamo proprio agli autorevoli personalità che stasera intervengono queste ragioni e come una direttiva di marcia, e per questo li ringraziamo, anche se in questa forma online, che è sempre un rischio però rispetto alla presenza, però ringraziamo della loro partecipazione. Bene, siamo ancora freschi della grande commozione, della tristezza per il naufragio di 10 giorni fa a Cutro, e mi sembra che vada sottolineato non solo la nostra commozione, ma anche, permettetemi, anche un po' di indignazione per quanto è successo, per una tragedia che ha visto la morte di 72 persone, ancora non sappiamo il numero dei dispersi. Non è una tragedia nuova, si piangono adesso, tutti si stracciano le vesti cercando cause, controcause e quant'altro. Conosciamo benissimo il Mediterraneo, è un mare di morte a partire dal 2013, quando ci fu quell'enorme naufragio in cui morirono ben 268 persone e 20 dispersi. E l'anno scorso nel Mar Mediterraneo sono morti più di 1200 persone, quindi questa è l'ultima goccia di un problema che non possiamo più tollerare come cristiani, come cattolici, ma come cittadini d'Italia e d'Europa. E quindi è anche con queste premesse che io do la parola ai relatori di stasera, che sono il dottor Simone Varisco, che è uno storico, uno scrittore e un ricercatore della Fondazione Migrantes, che appunto è anche un curatore dell'ultimo rapporto Caritas Migrantes, e quindi sicuramente ci darà un po' una visuale. Probabilmente ci saranno molti numeri, ma capiamo che dietro i numeri ci sono delle persone, ci sono dei fatti, ci sono delle situazioni di sofferenza e quant'altro. E quindi do subito la parola a Simone Varisco, il quale fra l'altro è un po' in difficoltà perché è ancora mezzo ammalato, però insomma ci tiene ad essere presente.
E dopodiché ci sarà invece il Monsignor Giancarlo Perego, che è l'Arcivescovo di Ferrara e Comacchio, che è Presidente della Commissione Migrazioni della CEI, nonché Presidente della Fondazione Migrantes, che è l'organismo pastorale per i migranti in Italia. Fra l'altro è anche il coordinatore, il delegato dei Vescovi a livello della Regione Emilia-Romagna, quindi il mio superiore, si può dire. Bene, a te la parola, Simone. Grazie Walter, mi sentite? Mi sentite? Sì, perfetto. Spero che vediate anche le immagini, la voce, come giustamente ricordavi, non è delle migliori ancora, ma speriamo che sia migliore nei prossimi giorni. Grazie intanto per l'invito, sicuramente, e un saluto a tutti lì in sala. Questa sera, nel mio intervento molto rapido, vorrei soffermarmi soprattutto sul contesto italiano dell'immigrazione. Costruire il futuro con i migranti, appunto, è il tema dell'ultimo rapporto immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, che va a riprendere quello che è il tema del messaggio del Papa dell'ultima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Abbiamo messo, come potete vedere, la parte rifugiati, quindi abbiamo preso soltanto costruire il futuro con i migranti, non per una forma ovviamente di esclusione, di limitazione, ma per la volontà di sottolineare una narrazione diversa, una narrazione nuova che possa soffermarsi in maniera specifica su una parte della mobilità che coinvolge l'Italia, che è poi quella, per la verità, maggioritaria, anche a livello quantitativo, oltre che storico, e che non è appunto quella dei rifugiati, dei richiedenti asilo, dei cosiddetti profughi, eccetera, ma che è quella delle persone migranti, quelli che qualche volta vengono indicate come migranti economici, che pur essendo appunto ampiamente la maggioranza in Italia, come poi vedremo, rischiano di essere doppiamente invisibili rispetto anche alla narrazione che viene abitualmente presentata della mobilità, che ovviamente è una narrazione che non risponde completamente a quella che è la realtà dei flussi migratori, della composizione dei flussi migratori, ma che soprattutto risente qualche misura anche in maniera comprensibile e umana di questo forte impatto emotivo ed umano, tragedie appunto gravissime come quella del naufragio in Calabria negli anni scorsi, ma ce ne sono tantissime altre purtroppo nella storia d'Italia, non solo nel Mediterraneo e nella storia dell'Europa in generale, ecco, hanno purtroppo tra le tante vittime anche una narrazione completa della migrazione, perché si tende ovviamente, ripeto, in maniera del tutto comprensibile, a concentrarsi su quegli aspetti, ma appunto condannando molto in molti casi all'invisibilità poi altro tipo di migrazione che caratterizza l'Italia. Innanzitutto direi una prima contestualizzazione a livello internazionale, ma è l'unica che farò questa sera, per appunto comprendere come la mobilità sia estremamente più ampia e più varia nei flussi migratori rispetto a quella che ci viene comunemente indicata. Certamente dal punto di vista mediatico, se dovessimo guardare, giudicare la migrazione dal punto di vista mediatico, ne vedremmo probabilmente un paio di grandi direttrici, quella che dall'Africa, in particolare dall'Africa settentrionale, conduce all'Europa attraverso il Mediterraneo. Per i più attenti, probabilmente anche quella che passa per la cosiddetta rotta balcanica, e se guardiamo ad altri contesti nel mondo, quella che dall'America Latina e Caraibica porta agli Stati Uniti. In realtà vedete che, e quindi, come dire, riproponendo spesso quella narrazione del sud del mondo che si sposta verso il nord del mondo, che è una tipica terminologia, se vogliamo, ancora degli anni 70-80. In realtà, come vedete, è molto più ampia, la trama è molto più fitta, la mobilità si interseca in maniera globale, davvero in maniera molto più stretta. E scopriamo, per esempio, che tra i più grandi, anzi il più grande
corridoio migratorio al mondo è quello interno all'Europa, cioè che vede migranti spostarsi, è la colonna che vedete sulla sinistra, migranti spostarsi da uno Stato europeo, non necessariamente dell'Unione Europea, ma da uno Stato europeo verso un altro Stato europeo, per esempio dall'Italia verso l'Inghilterra, il Regno Unito, per esempio dall'Ucraina in fuga dalla guerra verso la Polonia, per esempio dalla Moldova verso l'Italia o dalla Spagna verso la Germania. È il grande flusso migratorio a livello internazionale. Oltre il 70% di quelli che vivono da immigrati, cioè da cittadini stranieri in un paese europeo, sono originari di un altro paese europeo. E questo appunto è importante ricordarlo, perché già questo identifica e va a caratterizzare con maggiore puntualità e realismo quella che è la migrazione che tocca in gran parte l'Europa e che tocca anche in gran parte l'Italia, che la vede protagonista sia in uscita come paese di emigrazione sia in entrata come paese di destinazione. E veniamo proprio al contesto italiano in maniera più specifica. Qui vi do in realtà do qualche numero questa sera, ma non tantissimi. Mi piacerebbe soprattutto soffermarmi sulle chiavi di lettura di questi numeri, però qualche cifra è necessaria per poter partire da una base oggettiva di riflessione. Sono quasi 5 milioni e 200 mila in base a quelle che erano le stime Istat all'uscita del rapporto. Ci sono nuovi dati che sono andati consolidandosi progressivamente nelle ultime settimane e si parla oggi di circa 5 milioni e 30 mila cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. Comunque sia, siamo intorno all'8,8-8,6 della popolazione totale, ai quali vanno aggiunti circa 500.000 di presenze cosiddette irregolari. Mi piace ricordare come la migrazione da un lato non sia certamente in un aumento vertiginoso in Italia, anzi, se venissero confermati gli ultimi dati di quei 5 milioni e 30 mila cittadini stranieri, sarebbero in diminuzione rispetto all'anno precedente. Quindi tutte quelle narrazioni di invasione che anche in questi, e quindi anche quelle securitarie di difesa, di protezione, eccetera, che anche in queste ultime settimane abbiamo sentito ripetere, in base ai numeri, giudicando dai numeri, non hanno senso e base oggettiva. Non soltanto però, ma per avere un quadro e una fotografia più completa della effettiva storicità della migrazione in Italia, dobbiamo guardare non soltanto a quei 5 milioni e poco più di cittadini stranieri, ma anche a tutti quelle centinaia di migliaia, in realtà siamo intorno ad 1.600.000 negli ultimi 10 anni, persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che la maggioranza di esse continua a vivere in Italia. Saliamo quindi a 6.800.000 cittadini con un background migratorio in Italia, cioè persone che in Italia, residenti, anche di cittadinanza italiana, hanno nel loro passato un'origine straniera e una cittadinanza straniera, che poi appunto è divenuta cittadinanza italiana negli anni per diverse forme di acquisizione, in gran parte sono per residenza e misura minore per ragioni di età, al compimento dell'età richiesta o per matrimonio. Quindi ecco, arriviamo a 6.800.000, 7 milioni insomma quasi di persone, di cittadini stranieri e italiani, che in qualche maniera in Italia hanno alle spalle un background migratorio. Questo ci dice in maniera, se vogliamo, più veritiera, più profonda, quella che è la società che è andata plasmandosi e che progressivamente continuerà ad essere plasmata in Italia dalla mobilità internazionale. E le comunità le vedete indicate lì sulla destra, sono comunità storiche ormai di presenza a livello nazionale, certamente la comunità
romena, con quasi il 21% del totale dei cittadini stranieri. Sono molti anche quelli che nel frattempo, negli anni, proprio per questa storicità, hanno acquisito cittadinanza italiana, e poi a scendere la Romania, l'Albania, il Marocco, la Cina e l'Ucraina. Mi piace sottolineare come in Italia la presenza si calcoli in oltre 190 nazionalità differenti, che chiaramente si diversificano fra loro moltissimo, dai pochissimi, magari personale di consolati e ambasciate, ai invece centinaia, migliaia, come nel caso della comunità romena, ma appunto le prime cinque comunità, lo vedete lì, raccolgono quasi la metà dei cittadini stranieri presenti in Italia. Se scendiamo quindi dall'attenzione macro alla macro area globale, quindi abbiamo visto le grandi trame a livello globale, poi scendiamo a livello nazionale con quei numeri di poco più di 5 milioni, scendiamo ancora di più a livello locale, regionale e provinciale, vedete appunto come le cifre sono anche in questo caso diverse e orientate sempre più ad un calo. Sono poco meno di 550.000 i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna, e rispetto all'anno precedente 2021 vedete meno 2,2%. È comunque una percentuale, un'incidenza, cioè la percentuale di cittadini stranieri rispetto alla popolazione totale è comunque piuttosto elevata, superiore alla media nazionale, vi ricordo era meno del 10%, in Emilia-Romagna abbiamo il 12,4%. Così come a livello nazionale, anche in Emilia-Romagna la percentuale è pressoché equamente distribuita fra maschi e femmine, con una lieve presenza, una lieve maggioranza di femmine. Questo perché ci sono una serie di lavori che vengono a richiedere soprattutto manodopera di sesso femminile. Pensiamo per esempio alla collaborazione domestica, alla collaborazione familiare, che sono molto tipiche di un paese che va rapidamente invecchiando come è l'Italia. E dall'altro lato perché è una migrazione, quella in Italia, storica, strutturale, ormai fortemente storicizzata e quindi caratterizzata in maniera piuttosto forte dalla presenza di famiglie e dalla presenza di motivazioni, come poi vedremo anche nei permessi di soggiorno, ragioni familiari, di ricongiungimento familiare. Quindi non è per esempio la migrazione nuova, recente, tipica ad esempio dei paesi del Golfo, che è caratterizzata soprattutto da giovani maschi soli che si spostano per lavorare nell'industria pesante di quei paesi, ma è soprattutto appunto caratterizzata da ricongiungimenti familiari, donne che vengono richieste per certo tipo di mansioni, eccetera. I paesi di origine ricalcano con qualche inversione di posizione, sostanzialmente, come vedete, le posizioni e i primi cinque, insomma, a livello nazionale: Romania, Marocco, Albania, Ucraina e Cina, e anche le province. Vedete che a livello provinciale Forlì Cesena si colloca circa metà della classifica con 45.000 cittadini stranieri residenti. Vediamo se riesco ad andare avanti. Sì. Se torniamo al contesto italiano, questa è un po' un'immagine che vi rappresenta graficamente quello che già accennavo prima, e cioè siamo in una situazione di progressivo rallentamento dell'aumento, per non dire in realtà di una stagnazione, se non un calo, della immigrazione in Italia. Lo vedete lì dal punto di vista storico, questo fotografa gli ultimi 21 anni sostanzialmente dell'immigrazione in Italia. Le barre dell'istogramma mostrano le cifre totali, diciamo il numero effettivo dei cittadini stranieri in Italia, quindi quei 5 milioni e poco più cui facevo riferimento prima. La linea rossa invece mostra le variazioni percentuali anno per anno. Vedete che nei primi anni 2000, grosso modo fino
agli anni 10, 2012-2014, abbiamo una crescita significativa anno per anno, sebbene mai su cifre da invasione, ma una crescita significativa dell'immigrazione in Italia. Basti pensare che nel 2002, lo vedete, non si raggiungeva 1,5 milioni di cittadini stranieri in Italia, nel 2014 siamo già quasi a 5 milioni. E poi un rallentamento progressivo, certo aumenta anno per anno, ma con ritmi decisamente più lenti. Infatti vedete che la linea rossa va progressivamente a diminuire e ad appiattirsi. Questo per tutta una serie di ragioni, non ultime anche la sempre minore capacità attrattiva, sempre minore potere attrattivo dell'Italia come meta di immigrazione, sia per la situazione sociale, in alcuni casi negli ultimi anni con la pandemia sociosanitaria, sia per la situazione del mercato del lavoro, la situazione economica e del welfare. Dall'altro lato anche la mancanza di provvedimenti che agevolino per esempio gli ingressi legali, pensiamo al decreto flussi che, come dire, è sempre una difficoltà da ottenersi, non agevolano scusate, l'immigrazione. Qui abbiamo, sempre a livello di contesto italiano, la presenza dei permessi di soggiorno in Italia, con una evidente presenza soprattutto non sentiamo più. Pronto? Sentite? Ok. Sì, adesso sì. Adesso sì. Sì. Allora torno, ripeto allora l'ultima parte, con una presenza evidente e netta di motivazioni che sono legate appunto ad un'immigrazione strutturale, per esempio quelle legate ai permessi di soggiorno per la famiglia, con anche i ricongiungimenti familiari, o quelli legati al lavoro. E qui torniamo un po' a quello che era il discorso che facevo all'inizio, e cioè appunto che pur ovviamente nella straordinaria importanza e impatto emotivo della migrazione legata alla fuga dalla guerra e a contesti di difficoltà, ci sono moltissime persone che giungono in Italia anche attraverso il Mediterraneo, non soltanto scappando dalla guerra, ma per cercare motivazioni diverse rispetto a una situazione diversa dal punto di vista economico, per esprimersi al meglio. E appunto le ragioni della famiglia, i congiunti familiari, quelle lavorative, economiche, appunto sono tipiche della immigrazione in Italia. E vado a toccare, prima di concludere, tre temi molto rapidamente che sono tratti dal rapporto immigrazione, che ovviamente è pensato come uno strumento di lavoro, pensato soprattutto, speriamo, soprattutto per gli operatori, ma anche per l'uso che appunto se ne può fare a livello scolastico, a livello universitario, a livello di formazione, di aggiornamento, ma soprattutto per gli operatori sociali e pastorali, quindi anche per le reti Caritas e Migrantes. Tocca vari temi, dalla scuola al lavoro alla comunicazione, sono i tre temi che affronterò questa sera rapidamente, ma ovviamente c'è anche la giustizia, la salute e appunto molte altre tematiche. La scuola, perché ho scelto la scuola? Perché costruire il futuro con i migranti rimanda quasi naturalmente alla necessità di fare i conti con i giovani, perché appunto si ricorda spesso come siano le generazioni future a dover costruire, se glielo consentiamo, il futuro. E in queste generazioni future in Italia sono già presenti anche centinaia di migliaia, più di 1 milione in realtà,
di cosiddette seconde generazioni, di giovani, sono oltre 1 milione di giovani in Italia di origine straniera che ancora non hanno acquisito la cittadinanza italiana. Ma come va nelle scuole? Qual è la situazione nelle scuole? Beh, la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è ancora piuttosto significativa, supera il 10% degli alunni totali, cioè sostanzialmente un alunno su 10 nelle scuole italiane è di cittadinanza straniera, ma questa cifra sta progressivamente calando anno per anno, e lo vedete lì, 865.000 erano gli alunni con cittadinanza non italiana nell'ultimo anno scolastico, in calo di 11.000 unità, meno 1,3% rispetto all'anno precedente. È importante, lo vedete nel grafico in basso, sottolineare, visto che mi rivolgo appunto a Emiliani Romagnoli, che l'Emilia Romagna, lo vedete lì sulla sinistra, è la regione con l'incidenza più alta, quasi doppia rispetto alla media nazionale, 17,1%. È una regione nella quale ci si radica, si fa famiglia, si fanno figli, si mandano i figli a scuola. Tra l'altro è interessante perché la presenza, anche questo non l'ho ricordato prima, ma la presenza in Emilia-Romagna è piuttosto variegata dal punto di vista delle comunità. Per esempio ci sono cittadini albanesi che hanno una predilezione per le aree costiere dell'Emilia-Romagna, oltre che ovviamente ad altre regioni, la Puglia, la Sicilia, la Calabria per esempio. La presenza della comunità marocchina, che è piuttosto diffusa in tutto il territorio nazionale, tende però ad avere una concentrazione soprattutto nell'area del nord-est e in particolare proprio in Emilia-Romagna. I cinesi, i cittadini cinesi, che invece tendono a seguire un modello che sostanzialmente va a grumi, a gruppi, cioè si concentrano in alcune località, Prato per esempio, con una presenza molto forte di cittadini cinesi, anche in Emilia-Romagna, oltre che in altri contesti, penso ad esempio addirittura a Matera o al Veneto, anche in Emilia-Romagna ha una presenza molto forte. Ma tornando agli alunni, alunni con cittadinanza non italiana, lo vedete lì, il 66,7% di questi alunni cosiddetti stranieri è in realtà nato in Italia, quindi quegli 865.000 sono in grandissima parte giovani, bambini, bambine, ragazzi e ragazze che non hanno cittadinanza italiana, ma che in realtà sono nati, cresciuti e stanno studiando in Italia, che probabilmente arriveranno alla età dell'università e si iscriveranno probabilmente ad un'università italiana da cittadini stranieri, andando a così falsare, loro malgrado evidentemente, quelle che sono le statistiche della presenza degli studenti universitari internazionali che in Italia risultano piuttosto presenti, ma che in realtà sono in gran parte giovani che appunto si iscrivono da straniere alle università italiane, ma che in realtà sono nati in Italia ma ancora non hanno acquisito la cittadinanza italiana, con tutta una serie di problematiche evidentemente collegate anche alla mancanza della cittadinanza italiana e alla mancanza di un'adeguata politica di inclusione anche all'interno del sistema, oltre che sociale e scolastico italiano. E due su tutti, il ritardo scolastico, lo vedete lì a destra, a 10 anni già il 15% dei maschi e l'11% delle femmine, e a 18 più del 60% dei maschi e del 54% delle femmine è in ritardo di almeno uno o più anni. Ci sono problematiche linguistiche, ma non soltanto. Ma anche per esempio un minore supporto a casa da parte dei genitori o la necessità di avere dei viaggi frequenti con la famiglia, di lasciare per qualche tempo l'Italia e poi di ritornare ad anno già in corso. E poi il rischio di abbandono, che è davvero una cifra drammatica, più di un terzo degli alunni stranieri in Italia sono a rischio di abbandono, la percentuale crolla al 13%, se guardiamo agli alunni autoctoni, a rischio di abbandono scolastico, cioè di un'interruzione precoce degli studi. Il lavoro anche questo forse è un elemento interessante per dare un'interpretazione dei numeri. Spesso siamo portati
ad interpretare in maniera rapida e semplice i numeri. Per esempio lì più 1,5% è il tasso di crescita, la crescita del tasso di occupazione straniera, degli stranieri in età da lavoro. Gli italiani, il tasso di occupazione è salito del più 0,8%. Ebbene, su questo dato potrebbe far pensare ad una situazione migliore per quanto riguarda i cittadini stranieri rispetto agli italiani che hanno trovato più lavoro più facilmente. In realtà lo vedete, questa aver trovato più facilmente lavoro non si è assolutamente tradotto in una stabilità di tipo occupazionale. Sono soprattutto contratti a termine, 7 su 10, e pochissimi sono quelli che si traducono in contratti a tempo indeterminato, più 11% per gli stranieri, più 40% degli italiani. Questo che cosa ci dice? Ci dice che i lavoratori stranieri trovano sì più facilmente lavoro rispetto agli italiani, ma in realtà lo perdono molto più facilmente. Infatti il tasso di occupazione si mantiene più basso, lo avete indicato a destra, e il tasso di disoccupazione degli stranieri si mantiene più elevato rispetto a quello degli italiani. Anche in questo caso c'è una grande criticità tra le varie, oltre all'eccesso di formazione, l'over education e le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, eccetera. Ce n'è una che è molto spesso sottovalutata, la etnicizzazione delle relazioni di lavoro, che sostanzialmente si traduce in alcuni casi in una ghettizzazione dei rapporti di lavoro. Alcune comunità sono portate quasi gioco forza a svolgere determinate mansioni. Pensiamo per esempio alla collaborazione domestica con i filippini o alla collaborazione familiare per le donne dell'est Europa o ancora per molti giovani nordafricani l'area del turismo o della ristorazione. Ebbene, il rischio, oltre che alla ghettizzazione, che non rende libera la scelta occupazionale, è anche che laddove si verifichi una crisi specifica di alcuni settori, cosa che si è verificata con la pandemia, che ha colpito per esempio soprattutto la parte turistica alberghiera della ristorazione, c'è un crollo dell'occupazione che va a colpire in maniera così settoriale soprattutto le comunità straniere, cosa che appunto è accaduta. E chiudo sulla comunicazione. Questi sono dati che sono più aggiornati rispetto a quelli presentati nel rapporto immigrazione. Ho aggiunto i dati del 2022 semplicemente per fare una riflessione. Si è tornati negli ultimi anni, sono dati che ci vengono dall'Osservatorio di Pavia, dalla Carta di Roma, che è l'organismo appunto che è legato alla deontologia del lavoro giornalistico. Sono dati che fotografano il ritorno dell'accoglienza come termine. Si è tornati a parlare di accoglienza. Dopo anni, lo vedete lì, 2019, 2018, 2017, dove di accoglienza si parlava pochissimo. Si parlava molto di immigrazione, ma non se ne parlava mai o quasi mai in termini di accoglienza. Dopo anni, lo vedete 2015-16, dove invece si parlava anche di accoglienza. Bene, nel 2021, in parte, con la crisi in Afghanistan, e nel 2022 soprattutto, vedete che balzo, soprattutto nei telegiornali, nella informazione legata all'immagine, quanto si è tornato a parlare di accoglienza. Il 48% delle notizie dei telegiornali, cioè quasi la metà, ha parlato di immigrazione nei termini dell'accoglienza, cioè potremmo dire in termini bonari. Questo però perché potrebbe farci, come dire, sperare in maniera ottimistica rispetto al futuro? Beh, siamo tornati di nuovo disponibili. Non è così facile, purtroppo non è così scontato, perché è molto legato a quello che è un impatto mediatico, emotivo di Afghanistan. Si è molto parlato nei termini dell'accoglienza, poi non si è più parlato di Afghanistan, e oggi l'accoglienza nei confronti degli afghani, lo vediamo anche in molte tragedie, molti dei morti nel Mediterraneo sono afghani, e c'è una forte indifferenza rispetto alla sorte di chi fino a un paio di anni fa invece era come dire al centro della narrazione mediatica. Viene da chiedersi che cosa accadrà fra un anno, due anni, tre anni con l'Ucraina. È già accaduto in realtà con la prima guerra in Ucraina
nel 2014 e poi appunto non se n'è più parlato. Le cose vanno invece diversamente sui territori, questo è importante sottolinearlo. Se la narrazione mainstream, quella principale, quella dei principali telegiornali, social, quotidiani, eccetera, tende a presentare soprattutto la migrazione come un elemento emergenziale, un fattore securitario, un problema sostanzialmente da correggere, da impedire, da arginare, da combattere, sul territorio, dove invece si ha più direttamente a che fare con la mobilità e con le caratteristiche della mobilità, ma mi correggo da solo, non tanto, non si ha a che fare con l'immigrazione, si ha a che fare con gli immigrati, con le persone migranti, la narrazione cambia completamente, non se ne parla più soltanto come di un problema, come di un'emergenza, ma se ne parla soprattutto nei termini delle storie dei soggetti migranti, dell'inclusione sociale a medio termine che va facilitata e nel racconto di forme di convivenza fra cittadini italiani e stranieri. Insomma, è una narrazione che, pur senza tacere quelle che sono le criticità, le problematicità e le storture certamente dell'immigrazione, ma come dire, dà un quadro certamente più completo e più oggettivo e più umano rispetto appunto all'immigrazione che coinvolge l'Italia. Io vi ringrazio. Grazie, grazie Simone. Abbiamo colto in me lo sforzo che hai fatto con la voce, per il problema della voce, per cui doppiamente ti ringraziamo della tua presenza. Se rimani con noi ci fa piacere, se hai dei problemi preferisci insomma allontanarti, nessuna... rimani, benissimo, perché sicuramente avremo modo di interpellare anche a te. Adesso ascolteremo Monsignor Perego, in attesa che arrivi, ci dici tu Paolo quando arriva, o comunque lo vedremo alle mie spalle. Posso dire, intanto faccio un breve commento sul rapporto Caritas Migrantes, sicuramente un rapporto in chiaro e scuro, cioè alcune cose positive risultano, altre invece meno positive. Questo rende conto della difficoltà del processo ancora di integrazione che si svolge in Italia e soprattutto anche nel nostro paese. L'altra cosa che posso dirvi è che posso darvi anche qualche dato che come Migrantes, come ufficio Migrantes abbiamo raccolto riguardo alla situazione locale. Posso dire che a Forlì, abbiamo visto il dato della provincia di 45.000 e più migranti, a Forlì gli stranieri sono 15.000 e qualcosa, o anche di più mi sembra, qualcosa di più. E all'interno di questi 15.000 stranieri abbiamo un terzo, circa un 30% che sono presenti nel centro storico. Quindi quando ci chiediamo chi sono questi stranieri, sono persone che abitano prevalentemente nel centro storico e più in maniera molto più distribuita nei quartieri attorno al centro storico e che appartengono a ben 90 nazionalità diverse. Quindi non abbiamo solo un tipo di stranieri, ma abbiamo tanti stranieri. Questo bisogna che ce ne rendiamo conto. E sono proprio delle vere e proprie comunità che lavorano, che hanno già un certo processo di integrazione. Naturalmente, se chiedete quali sono i problemi maggiori, i problemi in parte, problemi economici legati alla precarietà lavorativa, ma non tanto, come diceva Simone, il fatto che non trovino lavoro. Trovano lavoro, però sono lavori stagionali quando va bene, oppure giornate a ore, e spesso sono anche non pagati come si dovrebbe, quindi mal pagati, eccetera. Quindi anche il problema della tutela di queste persone nel lavoro. E poi c'è il grande problema del trovare un alloggio. Queste persone non trovano alloggio, hanno un'estrema difficoltà a trovare alloggi anche appunto nella nostra città, e questo è un problema che ricorre, che ci passiamo continuamente, sempre abbiamo
ascolto di persone che chiedono dove poter alloggiare. Quindi è uno stimolo che io faccio a tutti voi, se abbiamo alloggi, se conosciamo persone sfitte. È arrivato Perego? Perfetto. Allora, Monsignor Perego, a lei la parola e poi dopo sentiremo un po' anche l'uditorio cosa ha da dire. Prego. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Abbiamo sentito dei numeri dietro i quali ci sono storie come abbiamo sentito di persone provenienti da 190 paesi del mondo, storie di famiglie, di lavoratori, di giovani, adulti, di donne, di uomini. Con l'Italia sta cambiando a partire proprio da questa presenza che, seppur nei numeri si sta, diciamo, abbastanza fermando, perché come abbiamo visto la differenza tra l'anno scorso e quest'anno è di poco più di 20.000 persone, che diventano 70.000 se conteggiamo anche le persone che sono diventate cittadine italiane nel corso dell'anno. Sono numeri diversi rispetto ai primi anni del 2000, quando i dati venivano modificati con cifre dalle 200 ai 500.000. Però un dato di fatto che il mondo del lavoro, lo stiamo sentendo in questi giorni, cambia grazie anche al volto e alle storie dei migranti, il volto della scuola, questo milione di ragazzi dall'asilo, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola universitaria, che sono 100.000 gli universitari in Italia. Sta cambiando la famiglia, la crescita di famiglie anche miste, di famiglie di migranti dove la presenza è uniparentale, di un solo parente. Sta crescendo anche l'impresa migrante. In questi ultimi 5 anni è diminuita del 15% l'impresa italiana, l'istituzione di aziende italiane è cresciuta del 15%, la crescita delle aziende migranti. Ed è interessante che la forma scelta non è società di capitali, ma società di persone, una società di tipo familiare o di tipo cooperativistico, ecco. Quindi questo elemento dell'Italia che cambia è certamente significativo e chiaramente provoca la politica anche a governare queste migrazioni legate soprattutto ieri all'economia e oggi è il numero più alto dei permessi di soggiorno ai ricongiungimenti familiari, che sono oltre la metà dei permessi di soggiorno. Ecco, come governare questo fenomeno? L'Italia ha avuto nel corso degli anni, dalla legge Foschi in poi fino alla legge Bossi-Fini, una serie di proposte legislative, l'ultima è del 2002, in 20 anni anche il mondo delle migrazioni è passato da poco più di 1,5 milioni di persone a 5 milioni. Forse ci sarebbe bisogno di una revisione di questa legge che era completamente incentrata sulla sicurezza e aveva al centro soprattutto le questure, cosa che è ancora l'elemento centrale nel governo delle migrazioni del nostro paese. Ecco, qui è un primo elemento importante interrogativo. Forse la politica delle migrazioni ha bisogno di una revisione di fronte a questi volti di famiglie, di lavoratori, di imprese e di studenti. Gli studenti che il 70% hanno visto la loro nascita nel contesto italiano. Un governo dell'emigrazione che chiede
più attenzione oggi, ad esempio, alla lunga permanenza, che è dell'oltre 60% dei migranti in Italia, e quindi una revisione legislativa che guardi sì ancora la sicurezza, ma anche la sicurezza sociale. Abbiamo sentito la precarietà lavorativa, sappiamo del caporalato presente soprattutto in agricoltura, non solo al sud ma anche al nord. In questi giorni a Ferrara c'è un processo contro il caporalato, ad esempio. C'è un'attenzione alla perdita del lavoro, no? Del lavoro migrante. C'è un'attenzione che deve esserci sulla tutela contrattuale: a parità di lavoro il migrante prende 30% in meno. E la tutela anche della maternità e delle donne, soprattutto quelle donne che fanno lavori logoranti o che fanno lavori fortemente legati alla casa, alle nostre case, 1,5 milioni di badanti, di cui poco meno di 1 milione regolari e oltre 500.000 già irregolari. Quindi c'è una questione di giustizia retributiva, contrattuale e altro, che chiede un governo diverso dell'immigrazione, una legge diversa, un'attenzione diversa. C'è un problema nelle scuole, la fatica dell'inserimento scolastico dei ragazzi: mediamente un bambino straniero perde un anno di scuola, nonostante la buona volontà di tanti insegnanti che mettono del tempo proprio. Non c'è la capacità di preparare la scuola all'accoglienza per il ricongiungimento familiare dei figli dei migranti, che tante volte poi rischiano, come abbiamo visto, il 35% l'abbandono scolastico. E qui c'è tutto un discorso sulla scuola interculturale, un documento che già era stato fatto 25 anni fa, è stato rivisto lo scorso anno, ma che ha bisogno di risorse, di strumenti che possano accompagnare nella classe certamente questi bambini che arrivano e che non arrivano all'inizio dell'anno scolastico, ma proprio perché arrivano quando c'è il ricongiungimento familiare, entrano in classe in tutti i mesi dell'anno, ecco. E questo è un elemento importante da considerare, senza considerare poi l'arrivo straordinario, come è avvenuto, di 40.000 bambini per l'emergenza ucraina, lo scorso anno, dal marzo fino al giugno, sostanzialmente oggi e anche successivamente, nel corso dell'anno. Quindi, il governo dell'immigrazione chiede più attenzione a questi volti e chiede anche nuove attenzioni sul piano della partecipazione, ad esempio, alla vita amministrativa e politica del nostro paese. 5 milioni di persone non possono avere al massimo il consigliere aggiunto senza diritto di voto. Pagano le tasse come tutti, hanno bisogno di essere rappresentati come tutti dentro un Parlamento che non può non guardare un'Italia che vede questa presenza così significativa. E poi c'è l'altro tema, che è sempre un tema di integrazione, in ordine alla cittadinanza, che per 2 volte la riforma della legge è stata fermata in Parlamento, una fermata assurda se guardiamo i volti e le storie di quasi 1 milione di giovani che sono nati in Italia e che non possono partecipare ai concorsi pubblici, non possono usufruire di borse di studio, eccetera, come i cittadini italiani, non possono avere tutte quelle agevolazioni che sono importanti da questo punto di vista, come anche l'accesso alla casa o altro. Il tema poi della famiglia: 2,5 milioni di famiglie, pone il problema della casa. Un ricongiungimento familiare, come sapete, porta al cambiamento dell'abitazione, perché i metri quadri in cui abita una persona migrante singola o il papà e la mamma, cioè 2 persone, 60 metri quadri,
con un altro figlio crescono 80, con due figli diventano 90, poi diventano 100, 120 metri quadri, cosa che non è richiesta neanche agli italiani. E questo è un altro aspetto su cui bisogna lavorare, perché chiaramente non si può, come avviene in Italia, che un padre, una madre aspettino 6, 7 anni prima di riuscire a fare il ricongiungimento familiare. È un diritto la famiglia, è un diritto ricongiungersi col proprio marito, con la propria moglie, con i propri figli. E questo diritto di fatto è continuamente allontanato da una politica e da una legislazione che non facilita il ricongiungimento familiare. Tanto che i migranti che avevano mediamente, quando arrivavano da noi negli anni 90, avevano mediamente 3 figli, adesso si sono adeguati anche alla caratteristica della famiglia italiana, cioè hanno un figlio sostanzialmente. E questo è un altro elemento che chiaramente pesa anche sulla natalità nel contesto italiano, che come sapete è il paese più vecchio al mondo e perderemo nei prossimi anni altri 90 bambini, 90.000 bambini, ecco. Abbiamo raggiunto quest'anno la media delle nascite che era avvenuta durante la prima guerra mondiale. Il governo dell'immigrazione chiede una politica diversa, una legislazione diversa, che sposti anche l'attenzione dalla questura al comune, perché alcune azioni importanti devono essere trasferite al comune, riteniamo. Ad esempio, il rinnovo di un permesso di soggiorno non si capisce perché debba essere ancora in questura. Un conto, un primo permesso di soggiorno in cui bisogna identificare la persona, riconoscere la sua storia e determinate difficoltà. Ma quando una persona vive in una comunità, in un comune, da 2 anni, da 3 anni, da 5 anni, da 10 anni, è assurdo che non sia il comune stesso che conosce il soggetto, conosce la rete di relazioni, eccetera, che non sia il comune stesso dover rinnovare il permesso di soggiorno, come avviene del resto in tanti altri paesi europei, ecco. Quindi anche questo aspetto è certamente un aspetto importante su cui più volte ci siamo battuti, ma ancora una volta la legislazione è ancora fortemente poliziesca e securitaria nel governo delle migrazioni. In altre parole, si tratta di coniugare quei 4 verbi che già da alcuni anni Papa Francesco ci ripete, cioè accogliere, tutelare, promuovere e integrare. Questi 4 verbi sono il percorso di cittadinanza sostanzialmente, dentro la quale anche la legislazione dovrebbe costruire le proprie azioni. L'accoglienza ha due facce in Italia: c'è un'accoglienza che riguarda chiaramente i lavoratori e le loro famiglie, che sono un percorso, diciamo, legislativo differente rispetto a chi arriva invece in fuga da situazioni di guerra, di disastri ambientali e prende il primo mezzo che riesce e gli capita, rischiando, come abbiamo sentito, anche la morte, 1.500 persone solo quest'anno. Ecco, il primo percorso dei lavoratori delle famiglie chiede l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, perché l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non la si può fissare soltanto a novembre con delle quote, va gestito nel corso di tutto l'anno, a seconda della produzione, per quanto riguarda ad esempio l'agricoltura piuttosto che l'industria o l'artigianato, a seconda del bisogno dei servizi alla persona, penso a tutto il mondo delle cosiddette badanti, cioè di coloro a cui affidiamo le persone più care della nostra vita, perché se non c'è l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, è chiaro che le persone arrivano con un permesso turistico, si fermano 3 mesi, entrano in famiglia, in fabbrica e c'è sfruttamento, come stiamo vedendo da diversi punti di vista,
con contrapposizioni contrattuali e conflittualità fra lavoratori italiani e lavoratori stranieri. Questo tema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro è fondamentale, perché diversamente succederà ancora anche nei prossimi anni quello che è successo negli anni precedenti, cioè che oltre il 60% dei lavoratori sono stati regolarizzati attraverso le famose sanatorie, che hanno portato alla perdita di milioni e milioni di euro alle nostre casse per gli impegni sociali, per le tutele sul lavoro e per le tutele pensionistiche. E questo è una cosa veramente poco intelligente, ecco. Favorire lo sfruttamento e favorire la perdita di risorse importanti domani per il nostro paese. Già adesso sappiamo che tra ciò che noi diamo ai migranti in tutti i loro servizi, compresi quelli di richiedenti asilo e rifugiati, e ciò che gli immigrati danno a noi in termini di contributi, tasse, eccetera, c'è uno scarto di 3 miliardi di euro, quasi una manovra economica a favore del nostro paese. Se ci fossero state da subito le regolarizzazioni di queste persone, un incontro fra domanda e offerta di lavoro, avremmo avuto molte anche più risorse che poi si sarebbero tradotte in casa, in servizi sociali, in servizi sanitari, dove continuamente e scolastici ci sono dei tagli, ecco. Quindi l'accoglienza chiede oggi soprattutto un incontro fra domanda e offerta di lavoro, chiede una serie di, come dicevo prima, facilitazioni che vanno ad essere attribuiti al comune, come i rinnovi permessi di soggiorno, per non intasare i tempi della questura, dove si sta ritornando al fatto che quasi quasi, quando vanno a ritirare il permesso di soggiorno, è già quasi il tempo di andare a farne un altro, perché è già scaduto, viste le lungaggini dei tempi di questi permessi, ecco. Quindi il tema fondamentale nell'accoglienza dei lavoratori è l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, superando il sistema delle quote. Questo è un primo aspetto importante, che porta con sé poi tutte quelle altre tutele di cui dicevamo prima. Il secondo tema è il tema della tutela, ecco, tutelare le persone. La tutela delle persone significa essere attenti sul lavoro, alla sicurezza del lavoro. Percentualmente sono 5 volte tanto gli incidenti sul lavoro dei migranti rispetto a quelli degli italiani. Vuol dire che tante volte, lo abbiamo visto nei cantieri del 110, sentivamo parlare le persone soltanto in lingua, persone che erano arrivate da un mese, che non sanno neanche leggere i cartelli della sicurezza. Ecco, occorre essere molto attenti al discorso della tutela, perché diversamente anche gli incidenti sul lavoro, le morti sul lavoro, che sono state increscendo in continuazione negli ultimi 2 anni, sono un elemento che certamente non dice questa tutela. C'è poi il tema della tutela anche dei minori, che tante volte hanno solo una figura parentale, che non sono accompagnati a degli elementi importanti sul piano anche del gioco, piuttosto che della musica o altro. Come sappiamo, più di 1.600.000 ragazzi in Italia non ha accesso al mondo sportivo e al mondo, diciamo, del tempo libero, e tra questi molti sono anche i bambini migranti. Il tema della tutela è certamente importante, come anche la tutela del minore che arriva in Italia non accompagnato. C'è una legge importante che è stata fatta, la legge Zampa, è una delle leggi più avanzate nel 2017, una delle leggi più avanzate in Italia, che è stata fatta, è nata sulla base dell'esperienza anche che era avvenuta nel nostro lavoro con i migranti, di Caritas, di Migrantes, del mondo dell'associazione, cioè di tutelare da subito le persone affidandole a una persona adulta, a una famiglia, eccetera. E questa legge ha regolamentato un po' tutto questo, portando anche l'accoglienza dei minori non accompagnati che arrivano in Italia, che mediamente
la maggior parte hanno dai 15 ai 17 anni, portando la tutela fino a 21 anni, in modo tale che ci sia un percorso di accompagnamento anche un pochettino più lungo all'autonomia. Il problema è che però i posti, ad esempio, di accoglienza ai minori non accompagnati all'interno del SAI, il vecchio SPRAR, del SIPROIM, il vecchio SAI, il vecchio SPRAR in Italia, i posti di accoglienza ai minori non accompagnati sono meno di 10.000. Se pensate che soltanto i ragazzi minori non accompagnati sbarcati e che hanno attraversato il Mediterraneo lo scorso anno sono stati 14.000, abbiamo avuto degli anni in cui ne abbiamo avuti anche 20.000, anche 25.000 nel 2015-2017. È vero che molti se ne sono andati verso i paesi del nord, però chiaramente non si può avere un sistema che è così ridotto. Ecco, in Emilia-Romagna noi accogliamo 588 minori non accompagnati in una regione di 5 milioni di abitanti, circa 4 milioni e mezzo adesso è di abitanti. Ecco, Forlì Cesena non accoglie un minore non accompagnato, ecco, per dire i dati dei vari progetti per i minori non accompagnati. E per quanto riguarda i disabili, dal punto di vista mentale o fisico, ne abbiamo accolti in Italia nei progetti circa 750, di cui 123 in Emilia-Romagna, e anche qui la provincia di Forlì Cesena non ne ha accolto uno, ecco, per dire. Questo significa che è molto importante, forse, che ci sia un'attenzione anche nelle nostre comunità a un'accoglienza di tipo familiare, come avviene proprio per quanto riguarda i minori non accompagnati. Forlì Cesena ha due progetti, uno di 38 in città per rifugiati e richiedenti asilo e uno di 60 persone nell'Unione dei Comuni. Ecco, accogliete 100 tra richiedenti asilo e rifugiati. Ecco. Non mi pare che sia un carico così pesante, come del resto in Italia, aver accolto nei progetti del SIPROIMI 45.000 persone, cui si aggiungono 80.000 persone nei CAS, cioè nei grandi centri, siamo tra i paesi sostanzialmente che ne hanno accolto di meno nel contesto europeo. Percentualmente agli abitanti siamo al 12º posto, ecco. A fronte di 1 milione di accoglienze di rifugiati e richiedenti asilo in Germania, 1.200.000 ai 650.000 della Francia, ai 300.000 della Spagna, senza contare poi i 500.000 dell'Inghilterra, che non è più nella comunità europea, per dire che non è che siamo proprio così invasi anche da richiedenti asilo e rifugiati. Perché la maggior parte delle persone che a volte sbarcano poi prendono il percorso. Pensate che dal 2015 ad oggi sono sbarcati in Italia quasi 1 milione di siriani, ne sono rimasti 9 in Italia. 9. Ecco, 800.000 sono in Germania e sono stati intelligenti ad accoglierle. Sono stati una delle operazioni più grosse della Merkel perché erano persone di una grande professionalità, di una grande capacità e intelligenza anche concreta, ingegneri, architetti, insegnanti, medici, eccetera, che hanno, diciamo, dato un contributo importante alla crescita e allo sviluppo dello stato sociale nella stessa Germania. Il tema della tutela, però, è un tema molto importante, anche della tutela contrattuale, anche della tutela delle donne sole che hanno un figlio o che stanno aspettando un figlio. Il 30% delle interruzioni di gravidanza in Italia riguardano ancora donne immigranti e c'è un lavoro grosso anche da alcune Caritas con questi sportelli, anche di carattere medici ambulatori, che sono certamente significativi. La terza parola importante è la promozione, avere la capacità di far diventare il migrante, lo diciamo sempre anche per quanto riguarda
i progetti creativi sui poveri, anche per i migranti che non sono per antonomasia poveri, perché hanno delle ricchezze dal punto di vista delle capability, delle capacità, come direbbe Amartya Sen, occorre fare in modo che vengano sfruttate le capacità. Noi abbiamo medici nel loro paese che arrivano in Italia e fanno la badante, perché non c'è il riconoscimento del titolo, non c'è neanche l'accompagnamento a fare in modo che l'integrazione possa portare a questo tipo di esercizio di una professione che uno ha già imparato nel suo paese. Ecco. Abbiamo dei siriani qui a Ferrara che stanno, due universitarie siriane che erano già laureate in lingua inglese, in lettere straniere nel loro paese, stanno rifacendo la laurea qui a Ferrara perché non c'è riconoscimento del titolo. Ecco. Quindi tante volte questo tema è un altro tema importante, la promozione delle capacità di un soggetto che ci sta dimostrando anche di essere più capace di fare impresa rispetto ai giovani italiani, come dicevo prima, il 15%. In che modo favorire questo? In che modo favorire anche lo studio universitario? Siamo il paese che accoglie meno universitari percentualmente in tutta Europa. Anche su qui serve chiaramente una serie di azioni in questo campo che possono portare a delle abilitazioni che sono importanti. E poi c'è l'ultimo verbo, integrare, che è un percorso biunivoco di accoglienza reciproco, dentro il quale c'è in che modo un soggetto che viene da un'altra città, di un altro paese, può diventare un cittadino dentro una comunità e non restare fuori. E c'è quel discorso che dicevamo prima della cittadinanza, della rappresentanza politica, c'è già una rappresentanza significativa sul piano sindacale, quasi 1 milione dei 2,5 milioni di lavoratori stranieri sono iscritti al sindacato, c'è quindi un percorso significativo in questo senso. Ecco. Queste quattro parole sono quattro verbi che sono importanti anche nel leggere, diciamo, tutto il tema di questi giorni, cioè degli sbarchi, degli arrivi, cioè l'aspetto dell'accoglienza, che significa identificare una persona a terra, a riconoscere da che storia viene, sapere che tipo di protezione internazionale ha diritto, se ha diritto all'asilo, se ha diritto alla protezione sussidiaria, se ha diritto alla protezione speciale, se ha diritto a una protezione temporanea. Ecco, questo è un modo di fare accoglienza. Se poi una persona che arriva non ha diritto a nessuno di queste protezioni, viene rimpatriato, e c'è tutto il discorso degli accordi con i paesi di provenienza per il rimpatrio. E tutti i tunisini che sono arrivati in Italia negli sbarchi, il secondo gruppo più numeroso negli ultimi anni, quest'anno il gruppo più numeroso nel 2022 è stato la Nigeria, il secondo il Bangladesh, il terzo il Pakistan, il quarto il Mali, la quinta la Somalia, ma negli anni scorsi la Tunisia era al secondo posto, tranne alcuni minori non accompagnati, tutti gli altri sono stati rimpatriati, perché c'è un accordo con la Tunisia da questo punto di vista. Ecco. Quindi questo tema è un tema importante da politica estera, che bisogna certamente rafforzare laddove è possibile, perché la Tunisia, pur nella difficoltà economica che vive, eccetera, che dovrebbe portare, come è stato fatto nelle quote, a premiare le quote maggiori che vengono di lavoratori di questo paese, per altri paesi non è possibile il rimpatrio. Le 80 persone che sono morte a Cutro provenivano, lo sappiamo, dalla Siria, paese in guerra con 5,5 milioni di profughi, provenivano dall'Afghanistan, dove noi abbiamo fatto rimpatriare con dei corridoi umanitari speciali 5,000 persone che erano stati i nostri collaboratori, e abbiamo piantato là tutti gli altri, dall'Iran, dove le donne, vediamo cosa sta succedendo, vengono uccise, non possono rappresentare
e presentare la loro candidatura in università piuttosto che in altre realtà, e dall'Iraq, che è il quinto paese al mondo per il gran numero di disastri ambientali. Come si fa a dire a queste persone: tornate a casa vostra? Forse c'è bisogno di un'accoglienza pianificata che deve essere costruita nel territorio. E tra gli 80 morti c'erano 35 bambini anche. Quindi c'erano famiglie che avevano già qui un genitore, anche in Italia o nel contesto europeo. Quindi anche per i rifugiati il primo tema è certamente l'accoglienza, che chiede certamente la distribuzione in tutti i paesi europei, ma che l'Italia faccia la sua parte attraverso un'accoglienza diffusa, chiudendo una volta per tutti i CAS, e facendo in modo che oltre ai 1700 comuni che stanno facendo un progetto SIPROIMI, cioè di accoglienza diffusa, anche gli altri 6000 comuni si attivino in questo senso, in modo tale che l'accoglienza diffusa eviti agglomerati che poi creano, di immigrati che creano una serie di problematiche che sappiamo. Invece anche l'ultimo bando che si è chiuso l'altro giorno del Ministero premia i centri di 100 persone fino a 200 persone e di 50 persone, e non invece l'accoglienza, diciamo, distribuita di tipo familiare in un appartamento. C'è un tema poi che è fondamentale, il tema della casa. Dell'accoglienza è fondamentale anche avere delle case, avere una quota di case anche legate agli enti pubblici, enti comunali, che possono essere destinate a questo tipo di accoglienza. Delle nostre città, pochissime città hanno destinato un appartamento per l'accoglienza degli ucraini che sono arrivati. Quanti comuni hanno destinato anche un solo alloggio di edilizia popolare? Si nascondono dietro i regolamenti e tutto il resto, però l'accoglienza o si fa con delle disponibilità, altrimenti... Noi avevamo il più grande piano di case popolari nel dopoguerra, il piano Fanfani, 100.000 case popolari, sono rimaste quelle in 70 anni, da 50 fino ad oggi, forse c'era bisogno. E poi c'è il 40% di questo patrimonio che è abbandonato a se stesso, non si può utilizzare, ha bisogno di ristrutturazioni, però abbiamo visto che anche con il PNR pochi hanno portato l'attenzione sulle case popolari, sul tema della casa. Tutti hanno portato l'attenzione sulle strutture più di carattere generale e meno anche su questo bene che è fondamentale per un paese che, se non accoglie, muore, perché noi stiamo morendo. New York Times 10 giorni fa ha detto: l'Italia sarà il primo paese a scomparire dal punto di vista etnico, perché siamo il paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. Quindi da questo punto di vista forse c'è qualcosa in più da fare sul piano proprio delle politiche, ma anche della sensibilizzazione sociale, ecco, da questo punto di vista. E credo che sia importante che il nostro lavoro vada in questa direzione di coniugare e specificare sempre di più che il percorso, il cammino di incontro, questa cultura dell'incontro che dobbiamo costruire con l'altro che proviene da 190 nazionalità diverse, con esperienze anche religiose diverse come stiamo vedendo, ha bisogno di coniugare queste quattro parole, questi quattro verbi che il Papa più volte ci ha ricordato: accogliere sì, ma con la tutela, con un percorso di promozione e poi di integrazione, cioè da persone a cittadini che rigenerano le nostre città e i nostri paesi. Grazie, grazie, grazie Monsignor Perego. Direi che ha fatto una gran bella disamina dei problemi, delle questioni che sottintendono questi quattro verbi, e soprattutto direi che ci ha stimolato con delle... ci ha anche prospettato quelle che possono essere, che devono essere le azioni concrete
perché finalmente, insomma, si superi questa situazione sull'accoglienza, sulla protezione, sull'accompagnamento e l'integrazione dei migranti nel nostro paese, ma direi in Europa e nel mondo. Bene, abbiamo un po' di tempo anche per fare qualche domanda. Sì, siamo partiti con un quarto d'ora di ritardo, probabilmente ci possiamo prendere qualche minuto dopo le 10:30, che di solito consideriamo l'ora di termine. Quindi io invito a fare delle domande, a porre qualche domanda, e così possiamo dare un ulteriore momento di replica anche a Simone Varisco e soprattutto a Monsignor Pereco. Qualche intervento? Porti tu il microfono. Rompiamo il ghiaccio. Rompiamo il ghiaccio un po' su due. Casa, lavoro, istruzione. Sulla questione della casa, io cito un'esperienza molto personale. Una parrocchia forlivese ha ospitato una famiglia con di nigeriani con due figli piccoli di 1 anno e mezzo. Ci è voluto quasi 1 anno per ottenere la idoneità alloggiativa. Un appartamento abitato da italiani ha richiesto la residenza a una famiglia di stranieri. Abbiamo dovuto produrre la idoneità alloggiativa, chi aveva più i certificati della idoneità dell'alloggio, le conformità degli impianti, e non vi dico la fatica, ci siamo arrivati, ma con non poca fatica. E su questo mi chiedo, con noi come parrocchie, quante case che con un po' di disponibilità, un po' di lavoro, si potrebbero mettere a disposizione di chi ha bisogno. Facciamocelo in casa nostra anche questa analisi, perché secondo me gli spazi ci sarebbero. È chiaro che ci vuole una persona che segue le cose, non è che basta dare la disponibilità e poi si può partire il giorno dopo, ma qualcuno che segua la cosa. Sulla questione invece del lavoro è interessante il riferimento che ha fatto Monsignor Perigo, perché è vero, io vedo un funzionario della Camera di Commercio che da anni analizza quante imprese sono gestite da persone straniere, vero Alessandra? È vero, non fanno società di capitali, ma fanno società di persone o ditte individuali, e non solo nella ristorazione, o nel commercio, ma anche nella metalmeccanica e in altre imprese. E sono le imprese un po' più solide di quelle italiane, perché mi pare che quelle entrate in crisi sono di più di quelle le italiane. Ecco, io solo questi due accenni. Prego. Funziona. Prego, Davide. Metto qua. Intanto un saluto a Monsignor Giancarlo Perego, che io chiamo ancora Don Giancarlo. Non so se lui ci vede. Ci vede. Sì, vedo. Davide Drei, Don Giancarlo, abbiamo a Roma gestito alcuni progetti insieme. Quando eri ancora Don... quindi benvenuto. Ma io tanto volevo ricordare una cosa, che secondo me oggi è un anniversario che forse pochi ricordano, ma 32 anni fa, il 7 marzo del 1991, si inaugurava la stagione dei grandi sbarchi in Italia da parte di migranti che venivano da altri paesi, e il 7 marzo del 91 arrivarono 25.000 albanesi. Cominciarono il 7 marzo, arrivarono il 7, l'8, 9, due grandi navi, la Tirana e l'Illiria,
ed era l'apertura della prima grande frontiera, quella dell'Albania. Poi ovviamente ci sono stati tanti altri cicli, tanti altri flussi, tanti altri sbarchi nel Mediterraneo, e vabbè, poi conosciamo emotivamente quello che è successo in questi giorni. In 32 anni non credo che questo paese abbia fatto grandi passi in avanti nel comprendere che cosa sta avvenendo e come affrontare il tema dell'accoglienza anche emergenziale degli sbarchi. Anzi, io credo che 30 anni fa c'era forse una lungimiranza e un senso di accoglienza e di prospettiva maggiore. Ricordo che 25.000 persone a Brindisi, che poi vennero nelle settimane successive distribuite un po' in tutta la Puglia, e nei mesi successivi in tutta Italia, arrivarono anche a Forlì, anzi facemmo un importante progetto di accoglienza per minori, erano minori non accompagnati. Allora, in qualche maniera, accogliere in una regione del sud Italia 30 anni fa così tante persone, ci furono tante solidarietà istituzionali e della gente, perché allora non c'era un sentimento di paura, non si temeva ancora l'immigrato, lo straniero, come purtroppo poi nel corso degli anni 90 invece è cominciato a emergere nelle narrazioni e nelle paure che si sono cominciate a instillare all'interno delle comunità e nella popolazione. Monsignor Perego ha ricordato la legislazione che è subito stata anche rapidamente aggiornata nei primi anni 90. Ricordo la legge Martelli, era una legge che aveva il tema della gestione dei flussi per quel poco che c'erano, i numeri ancora bassi che c'erano, ma anche quella dell'organizzazione del finanziamento delle prime strutture di accoglienza. Allora erano i centri di prima accoglienza, c'era un'immigrazione appena arrivata, non si immaginava la strutturalità. A Forlì vennero finanziati 200 che tuttora servono ancora per l'accoglienza di persone straniere con quelle risorse lì. Ma negli anni successivi ha prevalso la logica e la paura, per cui anche la normativa, con le leggi che ha citato sempre Monsignor Perego, è uscita dall'idea della gestione del flusso, della temporaneità, della transitorietà e della progressiva integrazione, e ha prevalso la dimensione della sicurezza, dell'ordine pubblico, piuttosto che quella della prospettiva delle persone che qui arrivarono. Ed è 20 anni che non si rinnova la normativa sull'immigrazione. Ma perché? Perché la politica è schiava delle paure del tema dell'immigrazione. Qualcuno lo strumentalizza, ma qualcun altro ne ha assolutamente paura, per cui oggi non si riesce davvero a creare un movimento, una prospettiva, un pensiero lungo sul tema e sui bisogni che non sono solo quelli dell'accoglienza. Quella forse può essere considerata un'occasione, perché il vero tema, lo ricordava proprio alla fine Monsignor Perego, è che noi siamo una società che è estremamente frammentata, invecchiata, dove le giovani generazioni non stanno sostituendo le generazioni precedenti. E allora un grande progetto strutturale, strategico e di respiro internazionale, perché l'Italia da solo non può ovviamente governare, ma queste sono cose naturali, dove in qualche maniera si rende legale, lecito, lo si lega certamente alla domanda di lavoro, ma non solo alla domanda di lavoro, anche alle prospettive di cambiamento sociale delle nostre comunità. Allora, io credo che oggi serve davvero un grande spirito, un grande slancio. Serve nella politica, certamente, ma serve certamente in una società civile, nelle istituzioni e nella Chiesa stessa, a richiamare la necessità della lungimiranza, se no ci troveremo a piangere i morti, come rapidamente succede, l'hai ricordato all'inizio, nel 2013, il 3 ottobre del 2013, avvenne la più grave tragedia di mare. Ma ogni 2 o 3 anni ne sono successe prima e ne sono successe dopo, anche in Adriatico, anche con gli albanesi alla fine degli anni 90. Già quest'anno ne sono morti 238 dall'inizio dell'anno. Certo, non possiamo pensare che si viva solo di emozioni, una grande attenzione mediatica in quel momento che poi sfuma, e non si pensi invece di tramutare in azioni strutturali e in politiche di lungo respiro, però chiedendo davvero alla politica di avere coraggio in questo senso. Non tutto è, come dire, non è servito. Io credo che invece sia stata
si è cresciuta in questi 30 anni una società civile organizzata, fatta di associazioni di natura diversa, di servizio, di volontariato, interculturali, di partecipazione, cooperazione, cooperazione dedicata e anche una diffusa consapevolezza. Per cui è maturato il contesto, è maturato certamente la capacità di dare risposta, purtroppo per lo più emergenziale, perché per le risposte strutturali poi si evidenziano tanti limiti e tanti problemi strutturali nel dare risposta non solo agli stranieri poveri, non solo agli stranieri in disagio, ma anche agli italiani in difficoltà. Sono un po' la cartina al tornasole, perché se ci sono poche case per gli stranieri vuol dire che ce n'erano già da prima poche case anche per gli italiani, solo per fare l'esempio della casa. E la soluzione non è fare solo le graduatorie e mettere in fila i disagiati di serie A e i disagiati di serie B, ma quella di aumentare ovviamente la capacità di risposta. Certo, non sono risposte semplici, certamente, però una diffusa consapevolezza non solo emotiva, ma come dire, che pensi che questa sia una delle sfide del nostro tempo, coinvolge certamente il nostro paese, ma anche la nostra comunità. Arrivederci, Don Giancarlo. Altre domande? Facciamo una domanda anche a Simone Varisco, siccome si occupa tanto, si sta occupando molto del rapporto fra mobilità migratoria e le religioni, possiamo chiedere come il dialogo fra anche il dialogo islamico-cristiano oppure lo stesso dialogo fra le comunità cristiane può contribuire, insomma, ad affrontare il problema delle migrazioni e a dare qualche idea, insomma, qualche azione utile per risolvere questi problemi. Non è più in linea. Non è più in linea? No. Ok, niente. A Monsignor Perego chiederei... Non sarà colpa mia. No. Monsignor Perego chiederei... Ma se c'è la percezione in molte persone appunto di questa disparità di trattamento riguardo l'accoglienza fra gli ucraini fuggiti da una guerra che sono arrivati in Italia l'anno scorso e che hanno avuto riconosciuto in tempi brevi una protezione temporanea e invece non abbiamo mai fatto nulla fino ad ora, continuiamo a non fare nulla per le altre persone che fuggono ugualmente da guerre, altri focolai di guerra. Ecco, questo doppio binario qualcuno a volte si chiede come mai la politica lo accetta. Prego. Grazie. Massimo Tesei. Sì, vorrei parlare di due cose. Una... è un fatterello che vi voglio raccontare perché penso attraverso questo fatterello di poter convincere qualcuno di come sia abbastanza facile essere felici. Io anni fa sono stato chiamato da una funzionaria della cooperativa di Davide Drei, a cui ero iscritto anch'io, e che collaborava col comune, e mi disse: guarda, c'è un ragazzino che sta per compiere 18 anni, è disperato perché a Forlì della Guinea Conakry non c'è nessuno, non conosce nessuno, e quando avrà 18 anni deve uscire dalla cooperativa che l'aveva accolto. E io dissi: va bene, cosa devo fare? No, prima che compi 18 anni non lo accoglieresti in casa. Bene, è stato a casa mia un po' di tempo. Poi ha trovato il lavoro, siamo riusciti a trovare anche una casa grazie a un'amica. Stasera era cena a casa mia con la sua moglie e il suo figlio. Dire che è stata una gioia è poco. Quindi io non capisco perché ci debba essere ancora questa chiusura nei confronti di questi ragazzi. Guardate che ospitarli, aiutarli anche a crescere, a conoscere il nostro paese, imparare un'altra lingua, aiutarli a farsi una famiglia,
Io l'ho aiutato a farsi una casa in Guinea per la sua famiglia, perché gli ho dato i soldi e lui me li ha restituiti. Piano piano, mese per mese, me li ha restituiti. Cioè, io sono veramente felice. E lui pure, e la sua moglie e questo bambino che sono venuti a casa mia stasera, che non parlano ancora una parola d'italiano, ma ridevano, erano felici anche loro. Da domani verranno nella nostra scuola d'italiano, la Penny Wharton che c'è a Forlì, e impareranno a integrarsi in questa società. La seconda cosa che vi voglio dire riguarda invece il problema della casa, che è un problema drammatico, drammatico. In una città dove ci sono centinaia e centinaia di appartamenti vuoti, vuoti, che stanno andando in malora. Io sono contro l'idea che il proprietario possa fare quello che gli pare della sua casa. Questa è un'idea sbagliata. La casa l'ha pagata lui, sono d'accordo, ma è inserito in una città, è inserito in una società. Uno non può prendere una casa, poi non gli interessa più, non gli serve e la manda in malora e non vuole affittarla a nessuno. Questi ragazzi, io ne conosco tantissimi, lavorano tutti, quelli che sono passati nella nostra scuola, lavorano tutti, hanno il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Telefoniamo, io telefono all'agenzia, pronto, avete una casa da affittare? Certo, posso venire anche adesso? Sì, arrivo lì col mio amico straniero, quello dell'agenzia sbianca, e mi dice, per chi è la casa? Dico, è per lui, ha il lavoro, può pagare, contratto di lavoro a tempo indeterminato. Mi dispiace, ma il proprietario mi ha detto di no. Questo succede tutti i giorni, va bene? Succede in questa città, qui a Forlì. Io credo che anche in questa sala, se io potessi parlarvi un'altra mezz'ora, ne salterebbero fuori degli appartamenti. Il problema è che in questa società si è lasciato uno spazio incredibile, va bene, alle falsità. Io credo che qui ci siano ancora persone che hanno l'idea che questi migranti, quando arrivano, prendono 35 euro al giorno. Salvini l'ha ripetuto tutti i giorni, va bene? E la gente ci ha creduto a questo fatto. Ma gli stranieri, quando venivano, perché adesso non ci sono più questi soldi, ma quando venivano prendevano 2 euro per una bottiglietta d'acqua. Gli altri 33 euro sono andati agli italiani, cioè a quelli che lavoravano nelle cooperative di accoglienza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ancora non riesco a capire perché ci debba essere una paura del genere. So che cosa è successo anche, Non è che io sono qui a fare l'ipocrita. So che delle persone che all'inizio hanno affittato i loro appartamenti se li sono visti maltrattati, gli appartamenti, va bene? Questo è successo. Non deve succedere. Con i ragazzi che conosciamo noi non succede più, perché noi cerchiamo di insegnargli. Io ho fatto il contratto di 2 case perché altrimenti non gliela davano, però si sono fidati di me, ho fatto il contratto io. Adesso la proprietaria si fida talmente che li vorrebbe vendere i suoi appartamenti a questi ragazzi, ma sarà difficile. Però noi dobbiamo tenere conto di com'è la vita nei paesi da cui vengono questi ragazzi. Perché quando il mio amico che è abitato lì con me, il suo zio gli ha telefonato e gli ha detto guarda che qua ti stanno portando via la terra, perché lui aveva della terra intestata che era del suo babbo che è morto. Ma lui non sapeva che cosa fare
di questa terra, no? Dopo è nata l'idea di, no, ma Muki, scusa, ma quanto costa fare una casa in Africa? Ah, ma chiedilo al tuo zio. Insomma, alla fine costava 8.000 euro farsi una casa. Allora gli ho chiesto, gli ho detto, Muki, però devi prendere anche la lavatrice per la tua mamma, poi devi prendere il frigorifero, devi fare una casa come si deve. E lui ha detto, la lavatrice? E dov'è l'acqua? Come dov'è l'acqua? No, l'acqua l'andiamo a prendere con la tanica a mezzo chilometro dal villaggio. Lì la lavatrice non funziona. E il frigorifero? Quello lo puoi usare. No, perché la luce dov'è? E allora, queste persone che vengono da paesi così lontano hanno una vita completamente diversa dalla nostra e non sono capaci di tenere una casa come facciamo noi. Se mi cadevano delle briciole per terra, la mia mamma mi arrivava subito con la scopa, uè bimbo, quella roba è tua. Ma lì per terra non ci sono i pavimenti, c'è la terra. Con il tappeto l'aspirapolvere non funziona, l'acqua bisogna andare a prenderla lontano. Cioè, vivono in un altro modo, ma non è uno scandalo. Non è uno scandalo. Guardate, io sono vecchio anch'io. Dico anch'io perché vedo un po' di amici che hanno la mia età. Sono vecchio anch'io. Sono andato a Torino tanti anni fa, perché non credevo quello che si raccontava. Cioè, non si affitta ai meridionali. Guardate che anche la mia mamma mi raccontava queste cose qui. Io ho visto i cartelli a Torino e sentivo le voci, e anche la mia mamma le ripeteva. Cosa vuoi sperare? Che nella vasca da bagno hanno piantato il basilico e i pomodori. Adesso non succede più, però allora era così. Era così. C'è la ho finito. C'era la difficoltà di accettare la diversità, di non capire che era un altro mondo il meridione negli anni 50 ed era così difficile, ma poi le cose sono cambiate. Allora io vi dico questo, dipende molto dalla buona volontà di tutti voi, perché poi se c'è la buona volontà, dopo per fortuna si ha anche voglia di lottare e di dire basta. Queste case bisogna dargliele, perché non abbiamo niente da guadagnare ad avere delle persone che hanno il lavoro e devono dormire per strada. Okay, grazie Massimo. Allora, direi di dare la parola a Monsignor Perego per un saluto e per un commento finale, poi dopo diamo la parola a Sua Eccellenza il Vescovo per la chiusura. D'accordo, Perego? Sì, gli interventi che si sono succeduti hanno sottolineato giustamente una serie di aspetti che già dicevamo, soprattutto in riferimento al percorso di stabilità della presenza in Italia, di cui la casa e il lavoro sono due elementi certamente importanti. Ecco. Credo però che uno dei compiti importanti oggi sia quello, si dice, no, di aiutare una sorta di welfare generativo, cioè che ci sia la capacità di generare all'interno delle nostre comunità nuove esperienze, nuovi percorsi che possono andare incontro anche a questi aspetti. Anche nella Chiesa italiana, ad esempio, il progetto Policoro sulla impresa giovanile è nato su questa linea e oggi 367 imprese sono nate da questo progetto, così come anche la linea, ad esempio, attuale dell'housing sociale, cioè di favorire anche attraverso le fondazioni bancarie, Banca Intesa e altre. Queste linee sono importanti e significative, cioè occorre che la società civile dia una serie di segnali che svegliano la politica su alcune possibilità che possono essere messe in campo
attorno ad alcuni temi che sono fondamentali per la vita delle persone, come si diceva, sia migranti che non migranti. Quindi il tema del welfare generativo credo che sia un aspetto importante sia sul piano sociale, ma anche sul piano, diciamo, di una nuova capacità anche di ridisegnare urbanisticamente anche la stessa città. Ecco. C'è il tema della comunicazione, che era l'ultimo capitolo che ha affrontato anche Varisco nel rapporto di quest'anno, che è un tema importante, perché se la comunicazione continua a ripetere alcuni stereotipi, è chiaro che non fa educazione, ma fa controinformazione e non aiuta questi processi, ma alimenta ancora oggi la distanza, se non la paura, da un certo punto di vista. Quindi c'è un lavoro importante che occorre fare anche nei nostri mezzi di comunicazione sociale, sul modo con cui comunichiamo all'interno anche delle nostre comunità alcuni temi, come il tema ad esempio delle migrazioni. Ecco. L'aspetto poi dei richiedenti asilo e rifugiati, si ricordava il 91, c'era appena stata la legge Martelli, prendevano per 3 mesi 45 euro i richiedenti asilo e rifugiati, e poi nel 2000 nel PNA lo abbiamo fatto anche con kosovari, con la prima esperienza del PNA, che poi ha generato nel 2002 i primi processi, diciamo, che hanno cercato di invertire il discorso dei centri di accoglienza che avevano sostituito i 3 grandi profughi, campi profughi in Italia, che dal dopoguerra fino a sostanzialmente al 90 c'erano stati, ecco, a Latina, a Trieste e a Capua. In questi anni chiaramente il processo di accoglienza diffusa si sperava fosse un processo che sarebbe andato avanti in continuità, invece ha avuto una serie di battute d'arresto, i famosi decreti di sicurezza, che hanno riportato ancora l'attenzione sui grandi centri e poi al tema anche soprattutto di un'accoglienza ridotta ai minimi termini e non capace di generare una presenza nuova di un popolo che era in fuga e aveva bisogno di una nuova casa che diventasse anche una nuova patria, ecco, sostanzialmente, perché in alcuni paesi alcuni non ritorneranno più. Con l'Ucraina certamente dopo 20 anni si è riutilizzato la protezione temporanea che per 20 anni con i rifugiati non si era più utilizzata, provenienti da altri 60 paesi del mondo. E questo è stato un segnale certamente importante, però non dimentichiamo che in Italia c'è la comunità più grande di ucraini in Europa, 250.000 persone, e noi abbiamo accolto 170.000 persone, tra gli ultimi rispetto agli altri paesi europei. In Germania ne sono andati 1 milione, ecco. In Francia ne sono andati 600.000 e in altri paesi, in Polonia ne hanno accolti che erano vicini più di 1.200.000, ecco. Ma soprattutto, ancora una volta, i centri di accoglienza, cioè le istituzioni, sono stati capaci di accogliere 20.000 persone, a cui si sono aggiunte 30.000 persone della protezione civile, grazie però all'offerta di posti di Caritas, di Confcooperative, delle ACLI, delle grandi associazioni e realtà. Ecco. Più di 100.000 persone sono state accolte informalmente nelle famiglie e nelle parrocchie, quindi non siamo stati in grado di dare una risposta. La tessera di 300 euro per l'adulto e di 150 euro per il minore è arrivata dopo 6 mesi, quando invece in un paese povero come la Moldavia ogni ucraino che arrivava riceveva un bancomat con 250 euro che poteva spendere subito per i beni di prima necessità, e la stessa cosa in Ungheria, la stessa cosa in Polonia. Cioè siamo ancora molto lenti
perché non pensiamo prima le cose, non le strutturiamo prima. Il call center in cui si doveva inserire i dati doveva funzionare da maggio, si è aspettato fino a settembre, non funzionava, ecco. Quindi ci sono tutte queste inefficienze che poi pesano profondamente, e quasi 100.000 persone sono transitate dall'Italia, sono andate negli altri paesi, figure e persone anche importanti sul piano del lavoro, perché con un permesso di protezione temporanea uno può lavorare, avere un contratto regolare, eccetera. E quindi moltissimi hanno trovato il lavoro, anche di questi ucraini, lavori stagionali, alcuni hanno messo a frutto la propria capacità, ecco. Anche i 40.000 sono stati gli studenti ucraini che sono stati accolti, ma gli studenti ucraini erano oltre 70.000, moltissimi si collegavano da casa con la propria piattaforma, con l'insegnante che era nel proprio paese, e noi non siamo stati capaci di intercettare ad esempio questa esigenza. Però al di là di questo, certamente ci sono stati, soprattutto per quanto riguarda la protezione temporanea, un atteggiamento differente rispetto a quello che per 20 anni abbiamo tenuto nei confronti degli altri richiedenti asilo o rifugiati, facendoli attendere nei CAS per un anno, anche 2 anni, in attesa che le commissioni facessero l'esame e dessero poi l'eventuale permesso di protezione, forma di permesso di protezione internazionale. Quindi credo che bisogna lavorare ancora molto su questo, sia per snellire il procedimento, ma anche perché ci sia veramente un sistema diffuso che sappia accompagnare le persone. E accompagnare le persone significa sicurezza, sicurezza sociale, anzitutto per loro, oltre che per noi e per la comunità. E questo che non si capisce. Non è che hai più sicurezza mettendo nei centri delle persone che poi escono quando vogliono e vanno nei giardini, nelle piazze, si fermano in diverse realtà senza dare una prospettiva. Ha molto più senso un'accoglienza diffusa che accompagni le persone, ecco, da questo punto di vista. E questo è ancora ciò che non si capisce, proprio perché c'è ancora questa taratura sulla sicurezza, sulla chiusura e sul pensare di rimandare indietro le persone senza immaginarci quali sono le situazioni che vivono nei paesi di provenienza. Il signore citava prima la Guinea Conakry. Non dimentichiamo che nel 2000 tutti noi abbiamo raccolto 30 miliardi di lire per condonare il debito estero dello Zambia e della Guinea Conakry. Erano state fatte scuole, ospedali con questi soldi, eccetera. Poi è scoppiata la guerra, ha distrutto tutto quello che abbiamo fatto e si è ricominciato ancora da capo un percorso e un piano di sviluppo. Bisogna essere anche molto attenti a fare in modo che effettivamente, quando si spendono delle risorse nei diversi paesi, anche qui ci siano delle situazioni capaci di mantenere. Quindi è importante che ci sia anche un lavoro sulla democrazia, cioè sul governo di un paese, rispetto al fare semplicemente dei progetti sociali. Ci sono le condizioni a monte che sono fondamentali perché ci siano poi le tutele che sono successive. Bene. Monsignor Perego, noi la ringraziamo per la sua disponibilità e per la sua conversazione sempre interessante e stimolante. Adesso, prima di dare la parola a Sua Eccellenza, ricordo il prossimo incontro, martedì 14, sul tema lavoro e disabilità. E sarà una tavola rotonda con 3 relatori, rispettivamente con un'impresa sociale, un sindacato e il centro per l'impiego. Quindi a martedì, fra una settimana, ancora qui. Prego, Sua Eccellenza. Beh, intanto grazie Don Giancarlo dell'intervento, anche di questa sera, di tutto il servizio che hai fatto in questi tanti anni, prima nella Caritas, adesso in Migrantes, adesso come vescovo. Sì, e credo che abbiamo fatto tanto come Chiesa in questi anni. È vero, però certamente non si riesce ancora, evidentemente,
a creare una mentalità, una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, di tutto quello che della tutela, eccetera, come si diceva prima. Perché insomma siamo figli del nostro tempo anche noi, quindi anche dentro anche nelle comunità cristiane. Eppure, dicevo qualche volta a qualcuno, fra un po' dovremo noi andarli a prendere gli immigrati, perché ne abbiamo estremamente bisogno. Quello che invece è quello che conta, mi pare che questa sera si sia sottolineato quanto è importante l'accoglienza, perché questo crea responsabilità sia di chi accoglie, di chi è accolto, per creare una società più giusta e più capace di convivere, ecco, nella pace e nella convivenza pacifica, appunto. Io credo che sia è importante sottolineare come le possibilità ci sono, l'abbiamo visto, solo che magari non siamo sempre in grado di mettere a disposizione. Io volevo solo ricordare, venerdì c'è un appuntamento in comunione con tutte le chiese che sono in Italia, all'interno di questa catena di preghiera per la pace in Ucraina, e non solo in Ucraina, che è iniziata alcune settimane fa e si concluderà nei pressi della Pasqua. Ci troveremo alle 19 a pregare nella chiesa di San Filippo in comunione con gli amici ucraini. Credo che davvero sia anche questo un segno di accoglienza e di comunione. Io vi ringrazio, vi auguro buonanotte a tutti e che il Signore ci benedica e ci aiuti davvero a vivere e portare un po' di più pace in questo mondo. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, saluti di nuovo a Don Giancarlo.